E beh, questa volta voglio vedere se si scatenerà l'ennesima mega polemica come è successo col caso Romero Lukaku, perché altra vergogna su un campo italiano. Vlahovic, prima ancora del gol del 2-0, è stato beccato da insulti razzisti vomitevoli, esattamente come lo sono tutti di ogni genere, di ogni tipo, sono tutti terrificanti, bruttissimi, vomitevoli, ignoranti, non ci sono termini per poterli, non basterebbero i termini per poterlo descrivere. Ma cosa fa Vlahovic? Risponde nel miglior modo, cioè segnando e segnando il gol del 2-0. Vlahovic poi cosa fa? Viene però ammonito perché ha un'esultanza forse troppo esagerata secondo l'arbitro. Io però voglio vedere due cose da domani. Voglio capire se ci sarà la stessa ondata mediatica contro i tifosi dell'Atalanta, perché ricordiamoci per quante settimane i tifosi della Juventus sono sentiti dire che erano, insomma, delle persone poco gradevoli, diciamo così. E soprattutto voglio vedere se ci saranno delle grazie nei da parte di Gravina per Vlahovic, per questa ammonizione, perché a questo punto vediamo cosa succede, perché era una risposta a dei tifosi che francamente dovevano evitarsela, ripeto, dovevano evitarsela. Questi episodi fanno veramente... devono far vergognare le curve, per come la vedo io, perché non è così che si incita. Mi è piaciuto il modo di Vlahovic di rispondere a queste robe qui, cioè con il gol, che è l'arma più importante che può avere un attaccante, un giocatore in generale, ma ancora di più un attaccante. Però i cori sono andati oltre, sia prima del gol e dopo il gol. E infatti Vlahovic risponde col gol, ma quando segna poi fa segno di continuare la serie. Avete visto? Voi dite queste sciocchezze, io mi gaso ancora di più e vi faccio anche gol. Però, diciamoci la verità, anche basta. Anche basta, finiamola di fare, diciamo, i perbenisti solo in certe situazioni e in altre dimentichiamolo. Perché da lunedì voglio rivedere l'indignazione anche per questa situazione qui, perché è giusto che ci si indigni per ogni situazione, sempre, perché queste sono robe che vanno condannate ovunque, letteralmente ovunque, non solo quando fa notizia. Da domani voglio vedere le notizie su questa roba qua, perché è giusto che si crea indignazione su tutte queste situazioni. E anche da domani voglio vedere collaborazione nel cercare chi ha fatto questi cori contro Dusan Vlahovic. Mi piacerebbe vedere lo stesso tipo di situazione identica, perfettamente identica, perché è giusto che vada trattata così, con indignazione e con il ribrezzo, non solo a fasi alterne, ma sempre e comunque. E quindi vedremo. Vlahovic ha risposto in un modo bellissimo, con un gol, perché è così che deve rispondere un attaccante. Staremo a vedere cosa succede nei prossimi giorni, io voglio sapere che ne pensate, con un Vlahovic che tra l'altro è ritornato. Io ve lo dicevo, occhio a parlare male di Vlahovic, perché è facile dire, no, ma Vlahovic non va bene, è scarso, è diventato un bidone. Lo stiamo vedendo, super gol con Lecce, oggi un altro bellissimo gol con l'Atalanta, evidentemente bastava sbloccarsi, e ve l'avevo detto, una questione mentale, tant'è vero che anche oggi quando è entrato è stato propositivo, ha fatto delle robe interessanti, e poi che giocata, insomma. Dimenticatevi il Vlahovic bidone, perché Vlahovic è un grande attaccante. Ricordo che anche tanti anni fa un giovanissimo Ibrahimovic aveva fischiato i juventini, e poi lo juventino si è pentito di aver fischiato quell'attaccante là. E quindi... grazie Vlahovic per questo tipo di dimostrazione, cioè come rispondi a questa ignoranza con un gol eccezionale. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti.